Buongiorno a tutti e un saluto da Riccardo Zago del sito investire.biz. Ben ritrovati alla consueta rubrica Caffè e Mercati. Oggi invece, prima di passare agli strumenti, andiamo a dare un'occhiata al calendario economico. Ci sono alcuni dati interessanti nella mattinata, ma vediamo anche se ce ne saranno il pomeriggio. Comunque partiamo con l'indice dei salari medi inclusi bonus tra un'ora in Gran Bretagna, insieme alla variazione nelle richieste di sussidi di disoccupazione. Poi abbiamo la rilevazione zero del sentimento sull'economia tedesca, quindi in Germania, ore 11. E nel pomeriggio abbiamo dei dati in America, ma non così importanti. Abbiamo un discorso del membro del FONC, prima Brainard e poi Kashkari, e nient'altro di importante. Quindi possiamo andare subito ad aggiornare qualche grafico. Abbiamo anche appena postato il webinar del lunedì di ieri con Luca Di Scacciati e Fiorenzo Fontana, un nuovo ospite, e quindi vi invito a leggerlo, vi invito ad andare a vederlo perché è stato veramente un bel webinar. Andiamo avanti quindi e parliamo di euro-dollaro. Iniziamo come sempre da euro-dollaro. Allora, i prezzi hanno rotto definitivamente il livello di 1,13. Magari sembra proprio una rottura confermata, anche se ovviamente bisogna attendere la fine della settimana, però io penso che da qui il prezzo continuerà a scendere, magari dopo un ritracciamento. Noi che siamo short da 1,14,80 a 1,14,70 ci godiamo questo short e portiamo, io personalmente ho portato lo stop in profitto in area 1,13,30, segnalato ieri all'interno del gruppo Traders Club, l'ho scritto sul sito. Insomma, spero che tutti abbiano colto questa bellissima operazione. E che dire, secondo me ci potrà stare un ritracciamento per poi continuare a scendere. 1,13 è un bel punto per posizionarsi al ribasso. Siamo short anche su euro yen da 130 e 0,5 per la precisione. Il prezzo ieri è sceso veramente forte, ha raggiunto quasi i minimi precedenti, non li ha toccati perché avrei chiuso un'altra parte della posizione, e nella giornata di oggi sta salendo parecchio. Noi però abbiamo lo stop in profitto in area 128,50, quindi anche questa è un'operazione che è andata veramente molto molto bene, e penso che possano essere aggiornati i minimi precedenti e possono essere aggiornati i minimi, però staremo a vedere. E se mi becca lo stop in profitto, io rimango flat per un po' e valuterò più avanti cosa fare. Andiamo a vedere USD CAD, perché ieri ha chiuso sui massimi e si è avvicinato a delle zone importanti. Attenzione, perché se dovesse arrivare nella zona di 1,3270, 1,3280, a mio avviso potrebbe fermarsi e ritracciare. Comunque è ben impostato il rialzo, siamo sulla zona dei massimi e guardate, tutti i trader sono posizionati al ribasso, quindi ci aspettiamo un'ulteriore salita. Attenzione però, perché ci potranno a mio avviso essere dei ritracciamenti. Target finale 1,33,60 a mio avviso. Concludiamo con che cosa? Concludiamo con Audi USD. Eccolo qui, Audi USD dov'è? Eccoci qui. Il prezzo è salito molto negli ultimi giorni, come avete visto, e poi ha fatto questo ritracciamento. Ritracciamento molto interessante, perché il prezzo si è appoggiato su un livello che tenevo d'occhio, 0,7180. Questo è un bel livello per posizionarsi al rialzo, e a mio avviso verranno rotti questi massimi in area 0,73, da lì quindi avremo la conferma del nuovo cambio di trend. Io preferisco però attendere un long su NZD USD, perché a mio avviso si potrà apprezzare di più. Questo è già accaduto, pensavo che ci fosse un ritracciamento un po' più sostenuto, un vero peccato, attendevo il prezzo in area 0,66,70, non... Sì, 0,66,70 non c'è arrivato, e quindi per ora non sono in posizione, però mi piace molto questa conformazione.
Io con questo ho concluso, oggi molti aggiornamenti, ma anche l'aggiornamento di trading con Ichimoku, e poi ricordatevi che questa sera c'è il webinar gratuito Price Action e Pattern dell'analisi tecnica, con un bel tool che andremo a vedere sulla piattaforma di Kimura Trading. Buona giornata e buon trading a tutti!